Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Scusate la voce, ma sono appena rientrato da Alessandria e ho fatto giustamente il tifo per quello che abbiamo potuto, e quindi senza i ragazzi della curva. Io spero che rientrino, io mi auguro e spero veramente che rientrino presto, perché abbiamo, o meglio, la squadra tutta ha bisogno del sostegno dei ragazzi della curva. Beh, detto questo, è un appello che faccio. Benissimo, detto questo, primo tempo un po' sottotono per il Pisa. Un po' sottotono perché, insomma, ragazzi, a parte che dovevano prendere le misure. E poi non mi è piaciuto sicuramente Coin, non ha dato il meglio di sé, non c'era. E Marsura lo stesso, idem con Patatine, non ci siamo, Marsura, non ci siamo proprio. Benissimo, poi comunque vedremo che D'Angelo poi se ne è accorto, era inevitabile, no? Quindi nella ripresa è stato sostituito da praticamente Coin per Masucci e Marsura per Buscas. Bene, io Caracciolo nel primo tempo ha sbagliato e niente, l'arbitro ha decretato rigore, è stato il VAR a richiamare poi l'arbitro e l'arbitro ha decretato rigore, ma si è ripreso Caracciolo perché si è procurato il rigore poi che ha portato al pareggio. Quindi è andato in vantaggio Alessandria con l'ex, quindi Marconi, e di contro ha pareggiato per noi Torregrossa. Una bellissima rete, un bellissimo uno stupendo calcio di rigore. Bene, detto questo, Torregrossa ha fatto vedere veramente delle belle belle cose. I palloni che gli sono arrivati li ha lavorati bene, ha macinato bene. Nel secondo tempo, abbiamo detto, è entrato di prepotenza quindi Masucci e Buscas. Bene, io ho visto Buscas veramente andato vicinissimo alla rete. Bene, un bel giocatore, mi è piaciuto davvero. Poi che dire, nel secondo tempo D'Angelo effettua una sostituzione che io non ho capito veramente. Poi ci sono state anche critiche, insomma, fra di noi eccetera, lì eravamo sugli spalti, cioè ha levato fondamentalmente, ha tolto Torregrossa, va bene, e ha inserito Gucker, una mossa che io sinceramente non ho capito. Gucker non è in condizioni quest'anno, cioè, ormai mi pare chiaro, a me mi pare chiaro. Cioè, ma già da qualche tempo non è in condizione. Aspettiamo a farlo giocare quando entrerà in condizione. È inutile insistere. Se un giocatore non è in condizione, non è in condizione. Cioè, secondo me è un assurdo. Cioè, levi Torregrossa, a questo punto inserisci Lucca. Cioè, il sostituto naturale di Torregrossa è sicuramente Lucca. Ha inserito Lucca al 44esimo, 3 minuti di recupero poi sono stati dati. A parte che secondo me ce n'erano di più, comunque sia non andiamo a vedere poi il minuto di recupero più o minuto di recupero meno, ma alla fine ha giocato 4 minuti Lucca, ma fondamentalmente questi 4 minuti mi è piaciuto, ha giocato bene. Cioè, oggi mi sembrava in palla, per quel poco che l'abbiamo visto mi sembrava in palla. Gucker di conto ha battuto 3 angoli, cioè non è riuscito ad alzare la palla. Ma io non capisco, io queste cose non le capisco, non le concepisco. Cioè, hai una panchina, ragazzi, io non lo so, ma la società ha fatto di tutto per darti dei giocatori, insomma, fammi capire. Cioè, ma è arrivato a un certo punto, se questo non è in condizione, ma cioè, voglio dire, ma battere l'acqua nel mortaio, ma veramente. Cioè, poi possiamo essere d'accordo, non possiamo essere d'accordo, questo è il mio parere personale, e secondo me non è in condizioni, non lo so. Allora io dico, togli Torregrossa, va bene, stanco, ha dato tanto, inserisci Lucca, no? E il sostituto naturale di Torregrossa è Lucca, non è sicuramente Gucker. O mi sbaglio? Se mi sbaglio, scrivete pure nei commenti, poi se ne parlerà anche lunedì, nella trasmissione Non Siamo Nerazzurri, ovviamente.
quindi che dire? E questo è il discorso, cioè secondo me è una sostituzione che non ha senso. Comunque sia, va bene, passiamo avanti. Quindi Pisseri è stato bravo perché nella seconda frazione è riuscito a fare due o tre belle parate, perché se no altrimenti la partita finiva diversamente. Va bene. Poi io infatti voglio dare un'occhiata anche al tabellino, già che ci siamo, quindi... i tiri totali sono stati 7 per l'Alessandria, praticamente niente, e per il Pisa 15, il doppio, più del doppio. I tiri in porta 4-6. Allora, voglio dire, io cioè, non riesco a capire queste sostituzioni, a parte che secondo me con la panchina che aveva, insomma, fa giocare Matsura, io non lo so, ecco, fino a che punto. Vabbè, poi nel secondo tempo è corso subito ai ripari, perché se no, vabbè, abbiamo provato a buttarla dentro, ripeto, ma purtroppo Pisseri ha detto no. Quindi un Alessandria che fondamentalmente si è difesa col coltello tra i denti, ma era inevitabile, chiaro. Ma noi comunque fondamentalmente andava bene così, andava bene, cioè comunque sia, per l'amor di Dio, però cioè una panchina veramente adesso... La società ha fatto dei sacrifici, degli sforzi non indifferenti per portare alla corte di D'Angelo, insomma, tanti e tanti elementi. Quindi c'è, voglio dire, insistere ancora e persistere ancora su certe cose io non le trovo veramente opportune. Poi possiamo essere d'accordo, non possiamo essere d'accordo, ma alla luce dei fatti questo è il discorso. Vabbè, non voglio andare oltre perché... Mi sono già arrabbiato anche abbastanza. Va benissimo così. Va bene così, poi insomma lo stesso, voglio dire, perché è sempre forza Pisa, è normale. Questo, se no non andrei neanche a vederlo fuori il Pisa, no? È chiaro. Quindi queste penso che siano critiche costruttive. Comunque sia, ripeto, scrivete nei commenti quello che ne pensate. Beh, che dire più? Niente, ora aspettiamo la partita con la Ternana. Poi avremo Vicenza martedì, insomma, e poi ci saranno via rotazione fino agli inizi di marzo. Quindi sarà veramente un tour de force non indifferente. Beh, speriamo, meno male che oggi hanno fondamentalmente pareggiato tutti, il Brescia ha pareggiato, il Lecce ha pareggiato perché poi ha sbagliato il rigore al 90esimo, insomma, o giù di lì, ora non mi ricordo bene, insomma, comunque sia. Hanno quelle che insomma le nostre dirette concorrenti hanno pareggiato, quindi fondamentalmente si è diciamo così cristallizzata la classifica, anche se tutti si sono mossi di un punto, ma fondamentalmente non è cambiato niente, quindi bene così. Noi avremo la Ternana a casa e il Vicenza a casa, e se vogliamo ambire a qualcosa veramente non dobbiamo fare passi falsi in casa. Queste due partite saranno veramente determinanti, ma non vado oltre e vi rimando alla trasmissione di lunedì. Noi siamo nerazzurri, mi raccomando ragazzi, numerosi alla trasmissione. E niente, io vi ringrazio di seguirmi, mi raccomando spolliciate, quindi pollice su, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!